Durante il Consiglio metropolitano di mercoledì 15 febbraio è stato votato il riordino degli impianti pubblicitari sulle strade provinciali e regionali di competenza della città metropolitana. Ad illustrare il documento, votato all'unanimità dal consesso, il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Massimiliano Pescini. È un lavoro che va nell'interesse dell'ente, il riordino delle strade principali, regionali e provinciali, cioè o proprietà o competenza della città metropolitana, oltre che della mezzana per effetti di Casoli, finché non ci sarà il passaggio all'ANAS, nel senso di andare incontro alle aziende, alle società di concessione che tutti gli anni erano costrette a rinnovare l'autorizzazione con un aggravio economico e di risorse umane da mettere a disposizione per una questione formale. Quindi si passa a permanente e quindi possono durare fino a 3 anni. Grazie a questo riordino c'è la possibilità di ridare a tutte le società uguali opportunità e c'è la possibilità di incassare somme potendole programmare triennalmente, ma è ancora presto per avere stime sugli introiti. Faremo il consuntivo a fine 2017. Nel 2016, con regole ancora vecchie, bloccate dal 2010, comunque l'introito non era banale. E anche perché le strade regionali e provinciali, soprattutto quelle più trafficate che attraversano aree maggiormente urbanizzate, sono appetibili per le aziende. Con queste modifiche pensiamo di renderle ancora più adatte alle esigenze di chi vuole promuovere la propria attività. Dunque penso che sarà un introito maggiore rispetto a quello del 2016.